Riassuntino. Siamo nel bel mezzo di un bel casino perché? Perché la mammina ha tentato di avvelenare tutti quanti con il pranzo del giorno. Andiamo avanti. Non avevo idea del perché il mio corpo avesse cominciato a muoversi. Avevo afferrato la sedia più vicina senza nemmeno pensarci. Era vecchia, di legno e pesante. Prenderla mi aveva fatto perdere l'equilibrio per un attimo. Avevo puntato le gambe della sedia verso l'assassina ed ero corso in avanti più veloce che potessi. Un tonfo, un urlo di dolore e un altro urlo. In mezzo a questa cacofonia avevo cercato di tenere ferma Kaori-san. Avevo premuto un angolo della sedia contro il braccio che teneva il coltello. Lei urlava di dolore mentre la lama era caduta al floor, certo Iris, sul pavimento. Come sempre l'italiano è sfuggente, ma noi andiamo avanti. Chiemi poi aveva calciato via il coltello. Tutto questo era accaduto in una manciata di secondi. Infatti, cercare di legarla era stato ben più difficile. Con lei che schiumava dalla bocca e opponeva resistenza. Alla fine eravamo riusciti a legare i suoi arti e a silenziare le sue urla assetate di sangue. Così, una volta fatto questo, non avevamo nient'altro da fare se non accettare la realtà. 僕がこれを切り出すのはどうかと思うけど、どうするんです？これは。 So di non essere la persona migliore per chiedere questa cosa, ma cosa facciamo? Sei di noi stavano fuori nella nebbia. Fuori nella nebbia ce la posso fare? Fuori nella nebbia, proprio all'esterno della sala da pranzo. Kaori-san era chiusa dentro. Anche lei è diventata una Yomibito. No, non può essere. Solamente non si sente bene. Kaori-san, yappari muri shite tanda ne. Mi sa che si stava sforzando tantissimo. Atarimai desho. Kaori-san ga Yoshitsugu dore dake daiji ni shite ta ka. È ovvio che si stesse sforzando. Hai una qualche idea di quanto fosse importante Yoshitsugu per lei? Aitsu wa baka da shi. Kenka paikute te ga kakaru yatsu datta kedo. Era stupido, con un caratteraccio e noioso, ma no, era proprio per questo che lei teneva a lui così tanto. Spesso diceva che lui era spericolato come suo padre. Me ne prenderò io la responsabilità. La calmerò. Io stesso. Per favore, perdonatela per questo lo dovremmo decidere durante il banchetto. Per favore, aspetta un momento. Questo è uno sfogo personale che non ha nulla a che fare con il banchetto. Lasciatela al di fuori. Come puoi esserne così certo? Magari semplicemente si è abbandonata alla corruzione. Nosato-san? Kiri no naka no koto wa utage de kimeru beki da.
Tutto ciò che c'è nella nebbia deve essere deciso durante il banchetto. Andare contro quella legge rischia di farti diventare preda della corruzione. È vero. Wakarimashita. Ikimashou. Molto bene, andiamo. Dame da. Kono mama da to Kaori-san ga korosareru zo. Yasunaga-kun. No, Yasunaga-kun, così lei sarà uccisa. Sasemasen yo. Boku ga. Non lascerò che accada. Fusashi-san. Haha o miteite kudasai. Fusashi-san, per favore, prenditi cura di lei. Boku wa free de ii no kai? Non mi rinchiuderete di nuovo? Nessuna risposta. Apparentemente non importava più. Chiemi-chan. Aveva lo stesso viso di quando mi ha parlato di Dio. Sapevo che tutto questo sarebbe successo. Stranamente, però, c'erano delle emozioni nei suoi occhi. Riuscivo a vedere un 90% di rassegnazione e un 10% di paura. Continuando a guardarmi, finché non era sparita dalla mia vista, aveva seguito gli altri verso la hall. Dov'è il sake? Non possiamo semplicemente saltare quella parte? La purificazione è importante. Ecco a te, Nosato-sama. Itadaku. Grazie. Proprio quello che ci voleva. Anche tu, Chi-chan. Yas-kun. Yas-kun? Anta wa nameru dake. Tu bagnati solo le labbra. Onee-chan wa? E la sorellona? Uematsu-sama wa mo dame ja. Uematsu-sama non può più stare qui. Mi occuperò io di questa bambina. Che senso ha? Chi-ne, riprenditi. Devo iniziare, ma watashi wa Oribe fujin o kukuru no ni ippyo iretai. Allora iniziamo. Io voto per l'impiccagione della signora Oribe. Konkyo wa nan desu? Per quale ragione? Kanojo wa kiken da. Lei è pericolosa. Già, boku wa Uematsu Rikako-san ni ippyo iremasu. In quel caso, allora io voterò per Rikako Uematsu-san per la stessa ragione. Oka no kakui wa dou kangaeru no ka ne? Kari tōhyō da. Kettei ja nai to shite da. Cosa ne dicono gli altri? Questo è un voto temporaneo per ora. Dite ciò che pensate. Atashi wa docchi mo kukuru beki to omotte orimasu yo. Io penso che dovremmo impiccarle entrambe, non importa l'ordine. Io non riesco a pensare lucidamente al momento. Dovremmo impiccare Rikako Uematsu. Con Kaori-san almeno possiamo parlare, ma Rikako Uematsu è una bestia impazzita. Cosa ne dici tu, bambina? Stanno mangiando Onee-chan? Nani o itte? Ii ka? Omae no suki na Rikako-san o mamoritai nara, Oribe Kaori o kukuru no ni tōhyō shiro!
Cosa dovrebbe significare quella cosa? Ascolta. Se vuoi proteggere Rikako-san, allora vota per l'impiccagione di Kaori Oribe. Muri desu yo, wakarikko nai. Kiken ga 3 ni. Ato wa 2 tai 1. Kimatta yō desu ne. Non è in grado di capire. Tre non hanno votato. E i tre che l'hanno fatto sono a favore dell'impiccagione di Uematsu-san. È deciso. Tutto questo è assurdo. Questo è il modo in cui la ripagate per essersi trasferita qui e aver lavorato così duramente per tutti quanti noi? Ascoltatemi, ok? Al momento mia madre è solo un po' scossa. Potremmo essere in grado di ragionare con lei. Uematsu-san wa are ja kemono to onaji janai desu ka? Touhyou datte mou dekinai. Yomibito nan desu yo. Haha to wa chigau. Dall'altra parte, Uematsu-san è praticamente un animale senza cervello, non ha nemmeno la capacità di votare sulle cose. A differenza di mamma, lei è una Yomibitora. Karini kyou haha o kukutta to shite, ashita wa dou suru ndesu? Uematsu-san o nan toka suru te wa aru ndesu ka? Anche se impiccassimo mia madre oggi, che cosa faremo domani? Avete un modo per sistemare Uematsu-san? Kimari desu ka ne? Sembra che sia deciso. Nanto tanraktek na ketsuensha yue no hikime kamoshiren ga taikyokutek na mono ga nani mo miete inai. Che roba semplicistica. So che sei di parte perché la signora Oribe è una tua parente, ma non vedi il disegno più grande. Nandeste? Cosa? Kangaete mo miro. Wareware wa akumade ookami o zenmetsu saseneba naran no da. Yūsendo kara sereba sochi no hou ga saki da. Pensaci un attimo. La nostra priorità numero uno è uccidere i lupi. E questo viene prima di tutto il resto. Yomibito wa ookami dewa nai no da. De areba, kanojo wa ookami de nai to shoumei sareta mo dougi nano da. Gli Yomibito non sono lupi, giusto? Questo praticamente prova che Rikako-san non è un lupo. Ha? Dou iu koto desu? Ha? Cosa intendi? Denshou o omoi dashite miru ga ii. Ookami to wa yomotsu ookami. Sude ni yomi no kegare o otta sonzai nano da. Ricorda la leggenda. I lupi sono yomotsu ookami, esseri già corrotti dallo yomi. Sono ue sara ni yomibito ni naru nado kangaerareru ka ne? Tu credi veramente che loro possano diventare degli yomibito? Yamawaki-san, dou omoareru ka? Yamawaki-san, qual è la tua opinione? Potrebbe essere vero. Ecco un'ipotesi. La corruzione potente ti assassina, come ha fatto con quei giornalisti e con tuo fratello. Ma livelli più deboli di corruzione causano la follia. Guardiani impazziti sono lupi, mentre umani impazziti sono Yomibito.
つまり汚れの罰は狼にとって残滓のみを意味し、人には黄泉人と残滓の二通りあり得る。Ciò significa che la punizione della corruzione può essere solamente il massacro per i lupi e o il massacro o la trasformazione in yomibito per gli umani. Questa è solo un'illusione di convenienza. Vero, io non ho modo di provare tutto questo, ma posso farlo sembrare più plausibile. Se i lupi possono impazzire a causa della corruzione, avrebbero l'aspetto, se i lupi potessero impazzire a causa della corruzione, avrebbero l'aspetto che ha Rikako-san? Loro sono bestie, travestite da umani. Avrebbero quell'aspetto se impazzissero? Penso che le bestie mostrerebbero la propria essenza, la propria furia bestiale. È quello che è successo a Rikako-san? No. Quello potrebbe essere vero. Allora forse dovremmo impiccare prima Kaori-san. State basando le vostre decisioni su delle favole. Qui abbiamo morti vere. Tutto questo è ridicolo. Sono io ad essere ridicolo? Accettare la paura della corruzione significa accettare le leggende. Vedi? Io l'ho accettato. Aver paura della corruzione e fregarsene delle leggende, questo è veramente ridicolo, non pensi? Io ho paura di Dio. Ho paura di questo Dio che gioca con noi mentre noi danziamo sul palmo della sua mano. Cosa stai dicendo? Nonostante... No, a causa di... Abbiamo bisogno di combattere le nostre paure e per questo abbiamo bisogno di armi. Perché lui? Io voto per te, Yasukun. Cosa? Cosa? Cienè? Non sono sicuro di capirti, Serizawa. Nosato-san, dai inizio al voto vero. Non serve a nulla parlare basta. Ma... Sapevo che prima o poi questo sarebbe successo. Ok, se lei sta veramente votando, tutti noi dovremmo votare. Ma che io riesca a perdonarti oppure no, questa è un'altra storia, Cine. Lo so.
ではこれから確定票とする。Non c'è nessuna obiezione? Allora iniziamo il voto. 私の考えを言うね。野里さんの言い分は半分まで正しい。この場は狼を探すために使うべき。Ecco quello che penso. Nosato-san ha quasi ragione. Ha ragione per metà. Noi dovremmo cercare i lupi qua. Tada, sono ronchio da mukashi banashi no kaisaku no ronga. Mochi ya, okami jiji ya, takumi niichi ya, ningen ni korosarete runda. Ma io non sono per nulla d'accordo sul contare come prove. A fornire delle prove che contino sulle leggende. Mochi, il vecchio che gridava al lupo, e Takumi-nichan sono tutti quanti morti, uccisi da persone. Per questo penso che dovremmo riguardare tutto ciò che è successo, ma senza basarci sulle leggende. Quindi, cosa ne dite? Prima cosa, a parte me, chi ha capito lo scopo del banchetto? Nosato-san l'ha detto. Meiko-chan è troppo piccola per capire. E Haru-chan... Onestamente penso che lei si opporrebbe a Nosato-san e si metterebbe dalla parte di Yasuko-kun comunque, in qualsiasi situazione. Taiba-chan, invece, si rivolgerebbe alle leggende, ovviamente. Tra di noi è la più grande credente. Invece, Yasuko-kun, so che per lui è stato un momento difficile e con sua mamma che sta per essere impiccata, capisco se va nel panico. Allora perché spingere per l'impiccagione di Rikako-san? Per noi di Yasumizu è facile giustificare l'impiccagione di uno dei capi villaggio. Ma bisognerebbe capire ciò che è più importante. L'ordine è la morte del dannato Yomibito. Dovremmo cercare la minaccia immediata, i lupi, prima di preoccuparci. Lo Yasuko-kun che conosco io ragionerebbe in modo calmo anche durante una crisi. Capisco quello che stai dicendo. Io non riesco a perdonarlo. Ogni volta che tu parli, incasini le cose. Takumi-ni, Yoshitsugu e Mochi sono tutti morti per colpa tua. E ora ti vuoi prendere anche mia madre? Sono stufo di te. Ni-chan, cosa c'è che non va? Calmati. Ah, 僕はこいつの鼻を明かしたかった。
Quindi sì, ho dimenticato lo scopo del banchetto. È stato semplicemente un atto di vendetta. E ho usato Haru-chan per quello. Come hai detto, è tutto qui. Sono una persona abbastanza noiosa. Ancora non sei soddisfatta? Sì. Questo da parte tua non ha troppo senso. Yasuke, probabilmente mi ci sto fissando troppo, ma... Quando Kaori-san ha preparato il cibo, solamente tu e Haru-chan eravate assenti. Se tutti gli altri fossero stati avvelenati come pianificato, voi sareste stati gli unici sopravvissuti? Beh, senza contare Haruaki-san. E se tu fossi un lupo? Per te questa cosa andrebbe molto bene, giusto? Stai suggerendo che io sono riuscito a convincere mia madre ad avvelenare tutti quanti? Sì, sarebbe la cosa peggiore. Probabilmente ha raccolto il veleno, le piante velenose durante la mattina, presto. Era troppo impegnata, sarebbe stata troppo impegnata altrimenti. E sì, aveva l'aria di essersi svegliata di buon'ora. Quindi a quel punto lei aveva già l'idea di uccidere tutti. Ed è facile immaginare che qualcuno le abbia dato proprio quell'idea la notte precedente. Cosa? Ma non possiamo contattare nessuno, di no. Ci sono due lupi? Masaka. Cosa? Kaori-san ga yuiitsu nokotta musuko no tame ni hitori de kegare o koumuru kakugo de nokoru hito no minagoroshi o neratta nara. Per il bene del suo unico figlio vivente, Kaori-san era pronta ad uccidere tutti quanti, anche se avrebbe significato essere preda della corruzione. Ma io sono umana! Se fossero rimasti un lupo, anzi, se fossero rimasti i lupi e un solo umano alla fine, i voti non sarebbero più contati. Haru-chan non avrebbe potuto fare più nulla. No. Nii-chan. Yasuke? Direi che su questo momento ci possiamo fermare e la prossima volta magari riusciamo a capire se Yasuke ci ha fregati tutti ed è un lupo e ha convinto la madre a fare questo disperato atto, oppure se qualcun altro qua sta mentendo. Tipo Chiemi può mentire? E lei il lupo? E Yasu il lupo? E Kaori il lupo? Chi lo sa?